Buonasera a tutti i telespettatori e benvenuti per la quarta serata del torneo di calcio Sognare con i piedi dell'Oratorio di Leno. Io mi trovo in compagnia di una fantastica squadra, diciamo tre rappresentanti della squadra che mi hanno detto di recitare in questo modo: calcio totale, mulini a vento e tulipani fusi in un solo colore, quello arancione, della nazionale olandese. Bene ragazzi, vi vedo particolarmente sudati e provati. Com'è andata questa partita? Chi vuole dirvi qualcosa? Vabbè, la partita è stata un po', diciamo, intensa, molto intensa, però beh, ci siamo divertiti, abbiamo provato a giocare, gli altri erano molto più forti, quindi abbiamo fatto il possibile. Beh, dai, però la consapevolezza che bello stare insieme, divertirsi, comunque arrivare a un obiettivo. Mi hanno detto che c'è stato un grande gol, con una grande esultanza da parte del pubblico e tutti facevano il tifo per voi, è vero? Soprattutto le donne. Vi siete divertiti ragazzi? Sì. Bene, ho saputo che in squadra insieme a voi c'è una donzella di carattere molto determinata, quindi complimenti alla donna della squadra. Mi raccomando, tornate a sognare insieme a noi, vi aspettiamo l'anno prossimo e forza Olanda! Grazie. Un abbraccio ragazzi, grazie a voi. Mille. Grazie, buona serata e buona continuazione. Eccoci di nuovo qua, ben ritrovati. Si è da poco conclusa l'ultima partita della serata. Sono in compagnia della squadra dell'Ajax, sudati ma ben soddisfatti e contenti di aver disputato questa gara. Allora ragazzi, com'è andata? Beh, allora, non siamo fortissimi, quello lo sappiamo, ma già ancora prima di iniziare il torneo quasi nessuno di noi gioca a calcio, siamo venuti qua solo per divertirci. Giusto. Rispetto all'ultima partita è stata molto meglio, siamo riusciti a parlare un po' di più, la difesa ha tenuto un po' di più anche se poi i gol li abbiamo presi lo stesso, però tutto sommato molto meglio dall'altra volta. Bene, grazie infinite. Siete d'accordo, ragazzi? Sì, siamo fiduciosi per la prossima. Sì, assolutamente. Poi contando che comunque eravamo un po' in deficit di giocatori e quasi nessuno di noi, a parte appunto quello che ci è stato prestato dall'altra squadra, nessuno gioca a calcio, quindi siamo tutti, quasi tutti rugbisti. E Esatto, ci siamo messi in gioco come potevamo e speriamo nella prossima partita, che è contro l'Olanda, e dovrebbero essere pari a noi in teoria. Quindi perfetto, facciamo quello che si può. Mi sembra che questo sia lo spirito giusto. Continuate su questa strada. Forza ragazzi, le spalle le avete ben larghe, visto che siete dei veraci e audaci rugbisti. Vi diamo appuntamento non a domani perché siamo in pausa, ma a sabato 3. Quindi mi raccomando, non mancate per venire a vedere questi fantastici ragazzi che non vedono l'ora di tornare insieme a noi per sognare con i piedi. E vai, buona serata a tutti.